Allora, beh, è stata una partita come ci potevamo aspettare, nel senso che loro avevano molta fame di questa vittoria e probabilmente, come dire, hanno aspettato un po' troppo per accendersi. Non so se è merito loro o merito nostro, quindi però dopo nella seconda parte si è vista un po' tutta la potenzialità anche di questa squadra qui. Viceversa, da parte nostra c'era la necessità di giocare una partita prima di tutto importante, tenace e unita dopo l'ultima esperienza nostra a Verona. E quindi questo comunque è una cosa che avevo richiesto ai giocatori, avevo detto che prima di tutto cercavamo questo. Se poi questo ci poteva anche portare la vittoria, ovviamente saremmo stati ben felici. Per quanto riguarda l'analisi più dettagliata per quello che riguarda la mia squadra, mi sento di dire intanto grande soddisfazione, grande felicità per una vittoria pesante, un campo comunque difficile e soprattutto per tutte le implicazioni particolari che avevamo da un punto di vista mentale, il fatto di aver perso appunto un derby sentitissimo a Verona in maniera netta e anche e soprattutto la cosa che mi preoccupava di più, questa terribile sosta che abbiamo avuto dal 24 di febbraio al 22, che è oggi di marzo. Quindi sapevamo che era molto delicato, quindi il fatto di essere partiti bene mi ha comunque dato fiducia. Quindi questo è l'aspetto primario, quindi il lato completamente positivo, una grande soddisfazione per i ragazzi, penso tutto sommato una vittoria meritata, anche se con un po' di patena da me. L'aspetto viceversa che mi trovo sempre spesso a commentare è che noi siamo ben felici di essere in posizioni alte di classifica, però evidentemente oggi avete visto i motivi per cui dobbiamo ancora mangiare tanto pane per poter mantenere questa, se mai la manterremo, questa posizione di classifica, perché potevamo chiudere la partita 10 volte e poi all'improvviso giochiamo con sufficienza, diventiamo leziosi, sprechiamo dei palloni pazzeschi in contropiede o anche su cose facili, e chiaramente questo mette a repentaglio poi delle vittorie. Devo dire che questo è successo anche in altre partite, mi ricordo Trento, è stata una delle partite migliori nostre e credevo di non portarla a casa proprio per i troppi errori fatti. E oggi, se c'è una cosa su cui abbiamo rischiato, è proprio questo, okay? Perché eventualmente noi abbiamo meritato per il complesso della partita, siamo stati avanti, l'abbiamo controllata, però questi episodi facevano certamente prendere fiducia e quindi a loro volta meritare eventualmente una vittoria anche a Ferentino. Quindi questo è l'aspetto importantissimo su cui lavorare. Mi sento di dire che questo è il gap principale rispetto a non tutte ma ad altre squadre di questo campionato. Coach, che Brescia fosse una buona squadra, insomma, si è fondata all'inizio stagione. Lei abilmente sempre fatto del tutto per tenere calmo l'ambiente, per nascondere, anche per tenere calmi gli entusiasmi. Ora, arrivati a questo punto, è consapevole del fatto che Brescia potrebbe non soltanto essere la mina vacante per fare una buona figura nei playoff, ma anche per poter essere veramente mina vacante anche in vista dell'obiettivo finale? Ma sai, io le speranze e i sogni sono liberi per tutti, però inavvertitamente io ti ho già risposto in anticipo a questa tua domanda. Comunque allo stato attuale c'è una differenza sostanziale che non è tanto in un carico di punti clamoroso in classifica, ma in questi dettagli di cui abbiamo parlato prima e che avete visto oggi. Cioè le squadre importanti, le squadre che ambiscono a vincere, chiaramente questi errori non li fanno. Quindi adesso il nostro obiettivo è cercare di fare i punti che ci servono per arrivare ai playoff, non so se saranno 2 o 4, per avere la certezza prima possibile, dopodiché spenseremo. Però va da sé che quello che ho detto prima vale, cioè noi possiamo anche pensare di vincere direttamente lo scudetto da adesso in poi e via uno, ma però bisogna prima passare per questi miglioramenti qui, e quindi quando li vedremo allora faremo altri ragionamenti. Grazie coach. Prego. Grazie coach.